Vediamo un attimo di attesa che ci è creata una situazione abbastanza strana. Ora cerchiamo di risolverla. No, no, è mia, è mia. Buon pomeriggio. Avevo dimenticato di attivare nella presa USB multipla la webcam. E buon pomeriggio a tutti. Ben ritornati da poco su FullMonkey. Con me c'è al momento Max. Sfru. E ecco. Eccolo, e faccio qualche sparatutto, soltanto che al momento ne abbiamo tre possibili. Questo è un dado che ci servirà dopo. I tre possibili sono andare avanti con Doom, che sono riuscito a sbloccare quella parte perché ho cambiato la difficoltà e non se ne parlerà più. Incubo non si fa più perché il gioco, se no, non riusciamo a finirlo per le mie abilità. L'altro è Overwatch, che si può fare per fare delle partite a perdere, o altrimenti, ormai a causa di Max e Ross mi è rimasta in testa il provare Apex, che faccio una partita da solo insieme agli sconosciuti per vedere un attimo se mi ricordo come si gioca e per morire male. Soltanto che io non Apex. so. Fatto che io non sapendo con quale iniziale e quale fare, tiro un dado, un D10. Bra, mi piace, assegniamo al signore del caso questa Esatto. cifra. Se esce uno o 10, faccio Apex. Per il resto, pari Overwatch, dispari Doom. 1 e 10 Apex, perché? Perché è un fallimento, successo critico in base alla situazione. Punto in basso e tiriamo il dado. 8, pari Overwatch. Che spero avessi detto che sì, pari Overwatch. Quindi si fa Overwatch, signore e signori. Facciamo qualche partita, poi comunque bilanciamento bianchi. Poi comunque passeremo a fare Doom. E vai con Overwell. Apex, a quanto pare, è stato deciso che non devo farlo. Ciao Overwell. Giustamente ora vuole fare l'aggiornamento, ma mentre fa l'aggiornamento mi sono ricordato che non ho fatto una cosa importantissima e me ne occupo ora. Intanto, Jet's Hand, chiudete gli occhi, contate fino a 10. Mi piaceva molto la jazz hand improvvisata. Ecco qua, mi ero dimenticato di attaccare il cavo Ethernet. Ah, cazzo, E quindi rischiavamo fosse una cosa orribile. Me ne sono accorto perché Overwatch richiede un aggiornamento. giustamente. Chiudiamo Steam. E facciamo Overwatch. Che siamo ancora nel periodo Halloween. Però non ho fatto nessun evento dopo la partita in live. Quindi questo Halloween l'andiamo un po' a perdere, ma fa niente. Tanto ormai la scimmia mi è passata. Winston, scimmia, capita? Full Monkey, scimmia, Winston, capita? Full Lol. Monkey, Winston, scimmia, King Kong. Godzilla, giochiamo a Godzilla. Bello. E il gioco c'è. È un picchiaduro. Ma fa cagare. No. È un picchiaduro con dei mostri giganti, cioè non può far cagare. Ma è vecchio? No, non è così vecchio, è dopo 2010, mi sembra. Con continui aggiornamenti, perché hanno messo anche Shin Godzilla che è del 2015. Capito. Sono in TV, B, hai visto? Facciamo partire il gameplay che non ha preso il gioco perché giustamente è fisso su PlayStation Now. Ecco qua. Sistemiamo impostazione del gioco. Sì, ma con questo devo cambiarlo perché qua mi serve. Deve vedersi, quindi aspetta, addestramento. Zona addestramento, prendiamo uno casuale. Sincronizzazione personalità 100%. È bello tornare a casa.
Allora, trasformiamo questo in flip orizzontale. Flip verticale. Qui. Webcam. Tutto sul momento, fatto tutto sul momento. Quando una partita. Così si vedono le abilità, le armi e chi muore e chi no. Gioca. Arcade. La Battle Royale. La Battle Royale. Meglio così. Bilanciamento. Un po' ridicolo. Qu quanti Yakuza ti mancano, Max? E questo è il 4 che ho fatto, quindi c'è il 5 che farò prossimamente, perché è quasi finito il 4, poi c'è il 6. Tanto per sapere, tu intanto hai cambiato il tag della live? No. No, Faccio non ho io. cambiato un cazzo. Ops. No, no, faccio io. Quindi 5, 6 e 7 mi mancano. Finito il 4. Trasferimento a Quindi 3 più lo 0. No, Krampus no, però. No, lo 0 l'ho giocato. In che Elf. senso 3 più lo 0? Ti manca 5, 6, 7. No, E poi c'è lo 0, no, di Yakuza? Ok. lo 0 l'ho già fatto perché è un prequel, è il primo che ho fatto. Però è uscito dopo. Sì, è uscito dopo, però onestamente ci sta giocarselo dopo per primo, secondo me. Credo che sia pazzo. Mannaggia. Ah, la torretta, eccola dov'è? Devo eliminare la torretta prima. Poi non ci vado. Sono ancora in testa, posso farcela. Non mi libererete La di trappa di Vegeta. posizione. Uno l'ho ucciso, chi? Ah, con la trappola. Noi, vaffanculo. L'ho mancato. Benissimo, grande me. La trappola e la sua preda. Fermatemi se l'avete già sentita. Andando in svantaggio. Se non riesci alla prima, fallo esplodere ancora. Sono qua sopra. Proprio come avevo programmato. Stai dentro! Non fa!
libererete di me facilmente. Devo stare almeno al terzo posto. Un'uccisione, un'uccisione veloce, dai. Ah, hai fatto un passo falso. Fermatemi se la vita sentita. Spara, spara. Forse devi abbassare un po' la mia voce, che sento che è molto più alta della tua. Solito cazzo. Ma è strano perché, cioè, sei normale, ti sento normalissimo. Ecco qua. Vabbè. Scusami. No, no, tranquillo. Colpa mia, questa è colpa di Massa. Guarda come vola, cazzo, è bello. Questa ulti è bellina quando riesci a beccare dove c'è un bel po' di gente. Quanta gente sta scrivendo in chat? Il cacciatore? Non me l'aspettavo. È andato da dietro. Quarto posto, devo salire. Sì, vabbè, quello te l'avevo indebolito io, Questa bomba è per voi. Il cacciatore, la trappola. Tirare il superfluo. Servono 4 uccisioni per vincere. Così va meglio. Oh!
all'inizio. Rip. Vabbè. Riposa in pri. Torbion no, non ti do la sportività, perché corretta messa qui faccio. Sei lo sportivone oggi. Per 3. Devo farne 3. Vabbè. Molto caricante. Aspetta che mi stanno telefonando, muto un attimo. Vai, vai. Sto proprio perdendo la mano con Overwatch. Vabbè. Anche perché sono un po' nel giro del joypad, quindi finisco sempre con... non abituarmi più a giocare con mouse e tastiera. Date tutto quello che avete. È un buon inizio per poi iniziare Apex. Però chiudiamo sportelli. Come diceva sempre la dottoressa Liao, se non c'è motivo di preoccuparsi. Niente. Ecco il dottore. Bello questa skin. Che barbarie. 5, 4, 3, 2, 1. L'attacco è iniziato. Mobilità. La barriera. Grazie. Vediamo di mettere coppia. Il messaggio. Si vola. Si parte. Vale di spalla. Flitti sono in cima, non è male. No! Un centro. Sniper! No! Sigma presente. Tutti i sistemi verificati.
Attivo la barriera! La barriera è... La barriera non esiste più! Dai, dai. Dai, 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 dai. Sì, vinto. Dove è finita la web? Ah no, scemo. Non è che è sparita. Allora. Bravissimo. Grazie B. Grazie. Tengo questo qui dei miei eroi misteriosi, almeno mi reimparo a giocare. Sperando che non si entri in un brutto circolo di sniper, se no sono fottuto. Come stai B? Tutto bene? Giocando con gli sfondi, ottimo. Poi li scarico, così li metto anche quando uso io Streamlabs. Trasferimento a Mumbai. Che affascinante tecnologia di dislocamento sonoro! Grazie, l'ha inventata mio padre. Voi due andreste molto d'accordo. Concentratevi su me. Questo adesso è un capodanno. Solo se mi piacciono. Ma guarda, quello di Starting Soon che c'era prima non mi dispiaceva. E perché non posso tenere sempre quello horror quando non facciamo horror. Quindi comunque così mi permette di variare. Sta anche luce però, perché veramente... Comincia un po' meglio così. Questi sono belli agguerriti fin dall'inizio. Lasciano scoperta vale la, combattere per il nostro mondo. La base. Abbiamo una sombra. Con questo l'obiettivo. Unitevi a me. Questo è il niente di personale. Questo li tratterà. Consiglio in arrivo! Ascoltate il carico. E si porta il payload. Non sopporto. Provate a superare questo. Oh. Liberazione pura
Il payload. Sempre qualcuno sul payload. No, non ho fatto lo shift infetto, vabbè. Se vanno al checkpoint prima, non sono andati al checkpoint prima del respawn, pazienza. E devo farmi il viaggione. Se sentite dei rumori, è normale, c'è il giardiniere qua sotto che sta facendo le uova. Rinoceronte. Perché Bastion è brutto quando è in difesa? Perché questo. Sto fermo nella posizione e nessuno mi smuove da qui. Un fucile Gatling grosso e cattivo. Se poi mi difendono è anche peggio. Però intanto un tank io l'ho buttato giù, meglio così. Non abbiamo una Moira, non abbiamo una Mercy, non ce l'abbiamo. Non mi riporta in vita, va bene così. Oh no, perché devo sempre finire con gli sniper? E con l'onore, la redenzione. Vinto, anche se non ho fatto né niente con Hanzo, ma vabbè. Azione migliore della partita. Bravo Reio. Sempre premiare chi cura, perché sono loro a decidere se vivi o muori. Che livello sono? 397. Ah. 400 o 500 che cambia colore? 500. Dovrebbe essere 500, sì. 5 stelle, poi 4 stelle. Ah, eri tu, Max. Ero io. Ok, perché hai parlato con... No, hai parlato alla voce bassa. Pensavo c'è qualcuno già collegato che mette gli audio. C'è un simpaticone qui che sta buttando le bestemmie.
Togliamo subito l'audio di tutto, tutto, anche il mio. Stacca, stacca. Ne ho vinte due per ora. Ah, grande, grande. Vediamo di darci una cura. Quanti healer abbiamo? Tanti. Devi stare da... non ti vedo, ecco. Dai ragazzi, ce la stiamo facendo. Ogni morte. No. E con vabbè. Sta per finire. Non sta per finire. Lascia il mio marchio. Fatto un headshot. Non aspettato, devo alzarti perché adesso non ti si sente più. Ok. È andata bene la telefonata? Tutto bene, tutto okay. Bene. Hai qualche problema? Di come va? Guarda, finché non mi danno i ciocchini va bene. E indovina cosa sono ora? Il ciocchino. Non mi ricordo più, te l'ho condiviso su Discord, sì? Sì. Ok. E là! 5, 4, 3, 2, 1. Secondo la... Ah, che simpatia, Piu piu! Piu piu! Morto, vai così. Ciao. Andavo melì con un cecchino, vabbè. Healer poi, quindi neanche per far danno. Vai con Bastion. Resistete ragazzi, sto arrivando e non ci penetra più nessuno così. Nessuno mi può fermare. Ah.
Merci, merci. Ha fatto, ha riportato in vita Lodo. Va bene. Mio il gioco, mie le regole. Qui Widowmaker. Narcosi. Sì, ti addormenta e sei alla merce di chiunque passi. Bellissimo. Rimbocchiamoci le maniche e via. Torbjörn. Tu sei Torbjörn. Servirebbe un tank, va bene. Scatenate l'inferno! No, non lì, non lì. L'universo. Ho avuto il tank. Bene. Ad avere un senso. Merci a disposizione. Siamo in. Osservate la barriera. La barriera non è la mia barriera. Rip. Sì. Ripperissimi. Ma la... Giocavo più sul cercare di resistere, perché se io mi metto lì li blocco. Perché se all'ultimo secondo uno degli avversari entra nell'area, si va in contesa, quindi si può resistere di più, il round non è finito. Ho capito. Niente paura. Quindi in genere se hai il tank alla fine cerchi di bloccare un attimo, buttandoti lì perché resisti di più, sperando che la contesa vada avanti, gli altri si radunano. Mm-hmm. Hey, non è il momento di starsene con le mani in mano. Dove sei? Senza backup sei andato? Ad avere un senso. Tutti i sistemi di gioco. Attivo la barriera. Mica la vinciamo, così. Come cecchino, no. Avanti il prossimo. Bisogno. Il potere della
Preso troppo bene a fare il cecchino sto giro. Senza le capacità, poi. Dai, resisti. Congelali tutti, barriere, tutto. Mei dietro di te, dai. Dai che lo vinciamo, dai che vinciamo. Resistete, resistete. No, uscite dall'altra parte, dai, dai. Conquistano. Rimbocchiamoci le mani. Accendiamo, dai. Grazie Mercy, bravissima Mercy, grazie. Mi sto sovraccaricando. Dai, dai. No. No, no. Vai smettere di combattere per quello. Merda. Sconfitto. È l'ultimo. Azione migliore della partita. Oh, grazie. Trasferimento a Industrie Volscane. I nostri nemici sono davvero irritanti. Bene Moira, grazie al cielo. Durerà pochissimo, almeno questa mi piace. Attaccanti in arrivo tra 30 secondi. Giornata splendida per un po' di ricerca sul campo. Thank you.
4, 3, 2, 1. Attaccanti in arrivo. Difendete l'obiettivo A. Torna su. Siamo stati nell'orbita. Questo è proprio buono. Ma dov'è? Dove si... Ah, eccoti qui. Widowmaker. Altro healer. Va bene così. Continuiamo a avere healer, per favore. Lo prendo io, non è un problema. Ecco, no, 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 no. Presto stare meglio. Vi riparo io. Hanno conquistato tardi. Sopra un danno. Qui c'è una torretta nemica. Ci evolviamo solo attraverso il conflitto. Torbio, metti la torretta lì. Ripiegare. Ritornate tutti. Niente eroismi. Perdiamo. Non posso, no? No, posso. Dai, dai. Mitra. Maledizione. Ci avete provato, dai. Anche io ci ho provato. Eravamo troppo separati. Ok, perfetto. Non è finito quando ho ucciso me. No, grazie. Dai, una vittoria. Allora abbiamo due... Sì, la vittoria dovremmo avere due forzieri. Trasferimento ancora dall'altra parte. Sono Bastion. Ora. Allora. L'attacco inizierà tra 30 secondi. Dal punto di vista statistico, la mia squadra sopravvive quasi sempre. Chi tiene il conto? Ostile, rilevate basse temperature.
Vai, oligazzo. No! Vabbè. Come prima presa per 5 minuti, dai. Nada così. No, va bene. Ho sbagliato, dovevo mettermi in assetto della battaglia, invece mi sono messo con la ulti. Quattro medaglie d'oro, vai così. E vinciamo anche il massimo, Robby. La morte cammina tra voi. Bravo Bastion, vediamo se ce la fai. L'universo non è tenuto ad avere un senso. Bravo Bastion, non farti uccidere. Ucciso Mercy, ottimo. Brigitte al vostro. È ancora vivo. Attivo la barriera. Vinto! Forse di Halloween, ora dovrei far level up anche. Bravissimi, dove sei tu? Ah, bravo. Bravo. E sportività a te. Ah, sono anche MVP. Level up, forziere. Ah, hanno cambiato il nome, eh? Adesso è Cassidy. Ambe. Bella.
Finalmente! La skin scorpione! Per un personaggio che non uso mai, ma ho la skin scorpione! LOL! Yeah! Pausa. Allora, quanto è bella questa vampira. Pausa. Torniamo fra poco. Tozzissima, guarda, dopo ti faccio, se vuoi ti faccio vedere come hanno oggettificato Widowmaker. A fra poco. A fra pochissimo.
rieccoci, e ora vediamo quanto hanno oggettificato Widowmaker. Widowmaker, normale. Assassina qui hanno fatto delle modifiche genetiche per cui risulti che ha sangue freddo per non essere rilevata dai rilevatori a calore. Il battito rallentato in modo che le sue abilità da cecchino siano migliorate grazie al fatto che respira poco. Poi c'è tutta una storia in cui l'hanno, Talon l'ha condizionata per uccidere suo marito, che era un nobile francese. Poi si è unita a Talon. E queste sono le sue skin particolari. Galletto, ragno. Notare sempre l'enfasi su certe cose. Dicevano di Tracer, eh? Scorpione, ciglio nero. Questa è già un po' più coperta. Quella di Talon. Costa azzurra. Perché volevano dare una mano alla regola 34. Vuoi scrivere Ross? Fai pure, prova. Moschettiere. Questa è carina. Moschettiere. Ed era per... ah, gli archivi. Mettiamo scorpione indietro. Ma sai chi è veramente oggettificato? Zeniatta. Cioè, guardalo, torso nudo tutto il tempo, come se fosse un pezzo di metallo solo. Ce n'è una. Ah beh, Widowmaker aveva anche questo. Poi le movimenti, le emote. Quella della ballerina. Ma smettila che ha pure il copy pipino. Tecnicamente non ce l'ha, però così fa pensare che ce l'ha. Riposo. Questo è Overwatch. Combattimento per i diritti umani e per l'uguaglianza fra uomini e Omnic, con vestitini attillati. È giusto. Sì, è la base di tutte quante le storie supereroistiche anche. Trasferimento alla base. Angela, Brigitte. È così strano vederti in armatura. Potrei dire lo stesso di te. Ti hanno dato quelle pistole per buttarle come fazzoletti usati. Non prendo lezioni da te. Chissà se gli hanno già cambiato tutti gli audio, non chiamandolo più McCree. Sicuro i video di Overwatch non li hanno cambiati, quindi comunque rimarrà il nome. Ok, io sono un healer, dovete andare avanti voi. Lasciatemi rimettere in sesto. La mia volontà. L'universo non è tenuto ad avere un senso. Resistete! Resistete! Forza Lisa! Maledetto.
Intuizione a te, Orisa. Vale la pena combattere per il nostro mondo. Dato 76 a Rolo. Ti ringrazio. Zarya, agli ordini. Quest'ulti è tremenda, perché è come una torretta ma molto più forte e resistente. Per fortuna dura poco. Posso atterrare tutto. Sombra. Dovrebbe esserci. Hola. Rilocatore in posizione. La mia volontà si sia fatta giustizia. Qui ecco. Scatenate l'inferno. Wow. Com'è che diceva Etica, uditore da Firenze? Wow, diceva? Diceva riposa in pace. Requiescat in pace. Ucciso. Ah, un altro junk, ok. No, voglio l'MVP per quello che ho fatto con Reiner, eh. Reiner. L'envioli. Sì. Routine di volo avviata. È disposto a accettarlo anche così. Personalità completata. Aiutatemi. Mi eroi
Grazie. Grazie, dottoressa Zip. Questo ti renderà. Riposati. Ti ringrazio. Obiettivo l'angolo di attacco. Ci penso io. Ragazzi, prende il payload, payload, bravi, bravi, payload. Non ha forma. 42 secondi, dobbiamo resistere, forza. Sono inarrestabile. Tutti con me. Corre in arretta nemica distrutta. Non è che è la ulti? No. Ok, questo checkpoint lo prendono. Vabbè. Utile. Sì, quella degli Anzo se riescono a usarla. No, no, tutti i cecchini no. Dato 76 al rapporto. Non ce la possiamo fare da cecchini. Infatti. Nessuno ce l'ha. No. Mancano 60 secondi. La giustizia non si dispensa da solo. Ecco, dai, contendete. Niente, vincolo. Con questo prende le MVP. Ne ho ucciso i tre di fila con Reinhardt. E dai le MVP a questa, torretta. E che cavolo. Media la morte, mi piace che lo mettano in questo perché muori, cambia l'eroe, quindi non ha senso. Vabbè. Che poi è una di quelle che resta fisse, forse. Sì, l'eroe misterioso dovrebbe essere fisso, quindi potremmo modificarlo. Vabbè. Cose inutili. Vabbè, dai. Aspettiamo. Che poi pulpicino non posso mettermi nell'impostazione in cui sono contro altri. Vediamo per il gioco. Dopo vedo. Trasferimento a Hanamura. Vuoi fare
un po' contro i joysticks. Parte che dovrebbero aver sistemato sta cosa, quindi non c'è un grosso dislivello. È più che sono nella pool PC, non ho... Siete tutti pronti? Cioè, non so se vuol dire che vai contro tutti quelli col PC, oppure fai parte di quella categoria, cerchiamo di bilanciarlo. Oppure devo mettere io l'impostazione della pool misto. Dove le metti? Lì... Ora, questi qui devono entrare qui, essere abbastanza alti da verso... Qui, nel zone... Questo va bene. Zone visibili. Vabbè. Dovremmo spingere lì, allora. Bersaglio colpito. Si decolla. Cerchino nemico individuale. Ritto sull'obiettivo. Se vuoi farmi dietro, devi imparare in fretta. Modifico l'angolo di attacco. No! Li ho trovati! L'immaginazione è l'essenza della scoperta. Ciao, Franci. Sì, sto Overwatch. E dopo vado a Duma. Ciao Frankie. E il bello è che dopo tutto questo stasera, grande cultura con i libri. Sì. Dai, uccidete, bravissimi. Infatti stasera alle 21 live sui libri, argomenti vari. Potrebbe, io lo dico giusto perché c'è Franky, potremmo anche farci scappare una live in Age of Empires in questi giorni. 4. No, è sempre l'uno, French. Il 2 ancora non si sa quando mai uscirà. No. Se uscirà. Ma mai credere nel 2, non dovete crederci, non esiste. Ogni tanto lo pubblicizzano solo perché potrebbe far comodo l'idea. Ma non hai tutti i corpi, Non hai tutti i corpi. Che secondo me, vabbè, è che è bello, una volta che ci sei dentro te lo puoi tenere per anni, sto gioco. Tremendo. Sì. No, l'ho venduto tutto sul mercato secondario 20 volte. Dopo che hai speso 8.000 euro di skin, guarda. Con il fatto è che tipo io qui non ho neanche speso un euro per le skin. C'è chi le spende. Nel 2 il mio timore maggiore è che, visto che puoi prendere le abilità per differenziare un po' l'eroe, dargli qualche abilità in più che mettano a fare anche lì le microtransazioni su quello.
Sarebbe grave. Sì. Detto questo, va detto che secondo me già portare al 2 senza far trasferire le skin significherebbe che è la rivolta. Beh, quello sì, ma guarda, io stavo già, ero già pronto alla rivolta nel momento in cui ho saputo che il 2, che è una continuazione di una storia che non esiste, cioè chi ha l'1 non ce l'aveva. Non potevi tu avere il 2, che poi talmente, è talmente risaputo sta cosa che nel film Free Guy uscito da poco con Ryan Reynolds fa parte delle cose che succedono di trama. E il gioco di cui lui fa parte sta per essere abbandonato in favore del sequel e il cattivissimo capo CEO dell'azienda dice che non gliene frega un cazzo delle skin e tutti quei giocatori possono morire per quanto mi riguarda. Molto carino. È molto vero. E c'ha un po' di verità, sì, sì. Un 2 con una brutta... Uno butta soldi sulle schiena. Sta comunque vendendo la Disney questa cosa, che non è che sia estranea a questo comportamento aziendale. Però, che cazzo te devo dire? Questa è la realtà. Questa nemica abbiamo ancora più. Ecco chi arriva! Mancano 60 secondi. Vediamo di rimetterti in piedi. Stagniamo. No, ma il problema del pubblicare il 2 è anche proprio la questione che ti pubblicano un 2 con della trama che potevano mettere nell'1. Il cimice. Mancano 30 secondi. Siamoci, possiamo farcela. Ti serviva un dottore? Sì. Amore. Ah, Oli, Frenchy vuole gli sapere. RTS, mi piacciono gli RTS. Allora, tu sì. Rispondi che intanto devo rompere i coglioni alla mia fidanzata. Amore. Magda. Sì, gli RTS mi piacciono. Sono MVP. Mi piacciono gli RTS, però tipo per lo più mi piace molto quando sono con gli alieni. Cioè, perché il mio amore per StarCraft 1 e 2 perché ci sono gli Zerg e Grey Goo perché c'è il Goo. Se Age of Empire, anche quello ci ho fatto parecchie ore di gioco anni e anni fa, ma è stata una cosa del faccio i vari livelli, faccio le espansioni, ma non mi ha mai dato quella voglia di ritornarci come StarCraft. Sei un blizzardaro, non esattamente, perché Warcraft tipo non World of Warcraft non mi ci sono mai messo. La Warcraft, il gioco RTS, sì, perché comunque era il gioco in cui potevo fare il cattivo, quindi sì. Però ci sono anche altri RTS che mi possono interessare, dipende molto però dalla dinamica e quali sono le fazioni all'interno. Age of Empire l'1 l'ho provato, ho fatto anche Age of Mythology, Age of Empire 2, 3, il 4 l'ho provato ma non mi ha preso subito. Fra tutti quelli che hanno giocato a WoW sono fra tutti quelli che è ovvio che non hai giocato a WoW. Ecco, infatti. Ma anche, ecco, tipo gli MMORPG non mi prendono proprio. Non riescono a prendermi, la cimice è finita sopra l'armadio, non so come la recupero, dovrò recuperarla più avanti o quando inizierà a fare l'elicottero in giro. Però c'è. Sì, se vuoi prendere Blizzardaro perché ho giocato Warcraft 3, 2, l'1 non ci sono mai riuscito. La World of Warcraft no, Diablo solo il 2.
Beh, Overwatch, ma questo tipo 2 anni dopo che era uscito, sono riuscito a giocare a Overwatch. Ho provato anche a fare Paladin, che era la versione gratuita di Overwatch praticamente, e non mi ha preso, non mi riusciva a piacere. Wow, Diablo, Starcraft e Overwatch. E non dimenticare Warcraft 1. No, scusa, Warcraft 3 no, non WoW. No, WoW, te l'ho detto, gli MMORPG non riescono a prendermi, perché quando fai tutte quelle missioni di raccogli le margheritine, vai a prendere quelli, e poi non c'è tutta quella trama figa, ma devi fare un sacco di missioni in mezzo, non sono riuscito mai a prendermi. Troppo no. War, invece gli RTS hanno una bella trama, no? A me WoW non piaceva, ma... gli RTS, quelli con la trama bella, poi, sono una cosa fantastica. L'unico MMORPG giocato è Ragnarok Online. Sai che non l'ho mai provato? Perché avrei veloce volendo. Io sono finito sempre in quelli free to play, presente? Quelli tutti uguali, tutti quanti uno clone dell'altro. Ho provato persino Mate in 2, che a un certo punto, dopo che avevo trovato una classe che mi piaceva perché era abbastanza edgy, che era il Cavaliere Oscuro, tipo una roba del genere, ho passato tipo 3 ore di gioco solo a cercare di capire come si fanno le tinte ai capelli. Quando ho visto che era una roba avanzata, ho mollato Mate in 2. No, server privati nella Golden Age, dirò. Ah. Te lo ripeto, io non ho mai fatto Ragnarok, quindi... Mi ricordo Mate in 2, ma era free to play con robe free to play. Sì, però per avere quelle cose fighe dovevi andare a livellare parecchio, andare nelle zone a livelli alti, e a me non andava. Ho persino trovato uno che mi aveva carriato di livello alto, che andava nella zona di quelli nuovi e li aiutava. Bellino, solo che poi questa dinamica del farming non è mai riuscito a prendermi del tutto. Intanto io sto cercando ancora di capire se c'è un modo per uscire, cioè la pool PC ha un senso. Vedo la cimice in angolo troppo in alto. Su Raw c'è il grind, ma boh, mi piaceva. Aspetta, Ragnarok Online è quello con gli slime, hai i popini, cioè i personaggini tipo vecchi Final Fantasy, grandezza. Perché allora forse sì, l'ho fatto con un amico perché voleva farmelo provare. Se non mi ricordo, non mi ricordo se era Ragnarok Online o no. Quello l'ho provato, mollato. Scusa, l'ho provato inizio e ho lasciato. Sempre perché c'era quella dinamica che non riesce a piacermi. Più generano 2D su ambiente 3D, sì. No, guarda, poi se devo... Vabbè, una figura che non piaceva a tutti. No, il fatto è che me l'era stato venduto come molto bello. Mi ero interessato, ma alla fine non è riuscito a prendermi. E allo stesso tempo... Ogni tanto, scusate, fisso la cimice. In quello stesso tempo era uscito anche Guild Wars 2 gratis, mi ricordo. Ho provato anche quello. Bello, ma parte, perché proprio è tutta magnificenza visiva, ma quando devi seguire poi la trama dici che cavolo sta succedendo. Poi io ho la fissa che quando mi metti più razze giocabili con diversi inizi, devo farle tutte, devo capire come l'inizio. Con la scusa del devo trovare il personaggio adatto a me. Però comunque è molto carino, a mio avviso, perché mi ricordava molto D&D, ma fatto velocemente. Sì, ho fatto anni di D&D con sedute lente in cui mettevi ora a fare le cose. Eh sì, questi giochi che vanno sul versante gioco di ruolo hanno di caratteristica che in genere sono più veloci di una campagna di D&D, perché non sei al tavolo con troppi altri giocatori, con ognuno che ha una teoria, un'idea o un'interruzione. Per poter spiattellare tutti i mostri in tempo reale era figo di per sé. Vero, anche i combattimenti in D&D sono lenti e possono non piacere. Sono molto più... Io quando faccio il master cerco di evitare la maggior parte dei combattimenti, non le voglio inserire, e se sono giocatore cerco sempre il modo di rompere il personaggio per velocizzare il combattimento. Un colpo, fai tanto danno, distrutti tutti. Eh sì, ma è profondo, e a me le classi di Ro piacevano un sacco, erano molto diverse tra loro. Ecco, quello era bello infatti di Ro, che potevi cambiare fra le varie le classi potevano avere varie denominazioni. Quello era bellino perché comunque ti mettevi lì a studiarti come fare. C'erano tutti gli stili, sì. Sai invece qual è l'opposto, che fa un sacco di grinding, ma le classi con anche l'aspetto del personaggio limitato? Black Desert, visivamente molto bello. Grida molto Giappone per stile,
dei personaggi e tutto, però quello proprio quando ho visto che hai le classi e le razze che erano bloccate, cioè tu devi, se fai il personaggio, quello lì, quella classe deve essere così, femmina, maschio, non lo puoi scegliere, così deve stare. È un po' una giapponesata, molto farming, molto gioco d'azzardo a un certo punto. Guarda, l'ho lasciato stare proprio l'idea di giocarlo. Ha un ottimo editor di personaggi, però. Lineage 2, l'avevo provato forse Lineage e non mi ricordo nemmeno quanto tempo fa e perché non sono andato avanti. Ora, scusa un attimo, Frenchy, ma Sashimi ci devo controllare dov'è perché devo ucciderla. No, ma dove angoscia, Oli. È andato via, è andato proprio via, cazzo. Che dici, Frenchy? AOE 4, domani lo proviamo. Ok, dopo. Vedi un po'. Di cosa lo vuoi convincere? Ah, Sea of Thieves. Secondo me lo convinci. Ce devi provare. Vediamo che dice. Vi fate grifare in diretta. Bello, mi piace. Mi piacerebbe molto. Secondo me, tra l'altro, lì pure Luchini verrebbe e potete fare in tre. Pazzia. Ok, ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Nel senso, l'ho colpita, ma è sparita. Adesso devo aspettare che riesca. Però forse io ho staccato una zampetta a quella stronza. Uno pari. Più o meno. Non riesco a trovare sta cosa del pool PC, quindi... si cambia. Oli, vogliamo... devi scaricare Sea of Thieves. Eh? Per Frenchy. Devo convincere Oli a giocare a Sea of Thieves. Deve convincermi. Non è che adesso arrivi tu e me lo dici. Deve convincermi lui. Lui deve convincermi, ha detto. È vero, ho saltato troppi passaggi. Vai, Frenchy. Oli Sea of Thieves, punto proprio. Beh, è stato delicato anche lui. E si è bloccato.